Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal Saverio Spinella di Merito Porto Salvo. È sempre Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Merito Futsal Ravagnese. Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal Saverio Spinella di Merito Porto Salvo. È sempre Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Merito Futsal Ravagnese. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone G. Passo a leggere le formazioni del primo tempo. Intanto il risultato 2-1 per il Ravagnese. Questa è la successione delle reti: all'ottavo Ioculano, al diciannovesimo Fasci, al 45esimo Zaccone, Merito Futsal Ciglione Travana Middi, Ida Calabro, Verduci, Ali Latella, Inga Candido e Zaccone, Ravagnese Francesco Fortugno, Amadeo Zavettieri, Alessandro Fortugno, Cuzzola, Lombardo, Tripodi, Fasci, Rapposolo, Cotta e Ioculano. Signori, per favore, signori, 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 per favore. Partita che si è aperta, si è riaperta, 2-1. Tutto può succedere, tutto può accadere, il Merito ce la mette tutta, rischia di essere risucchiato nelle zone basse della classifica. A disposizione in panchina di mister Domenico Tripodi c'è Foca, Politano, Carnuccio, mentre nel Ravagnese a disposizione del mister Francesco Api, Sirna, Paturzo, Bonarrigo, Alati, Femia, Caridi e Viel. Attacca ora il Ravagnese, Zavettieri, questi è Alessandro Fortugno, d'interno cerca di mettere in movimento il compagno di linea Amadeo. Ravagnese in avanti, manovra Sassà Rappocciolo, questi è Gotta, si smarca e riceve capitan Zavettieri. Ancora Zavettieri, recupera Candido, viene spintonato sotto gli occhi dell'arbitro il signor Claudio Catalano della sezione di Reggio Calabria. Punizione per si allaccia le scarpe capitan Candido e sarà lui a battere.
insegue senza successo Zaccone, lo sgusciante Tripodi finisce col perdere palla. Respinge Ida, va in tegle scivolato, perde il duello con il capitano Zavettieri. Verducci, Inga, balla all'indietro per il comodo intervento di Francesco Fortugno, guardiano del faro del Ravagnese. Palla che viaggia a velocità supersonica, punizione già battuta, la Tella, Inga, palla sul destro, sta per entrare in area, finisce gamba all'aria, tutto regolare per l'arbitro, si può proseguire, parte il contropiede ospite, un lancio verso il Rappocciolo, ci mette una pezza a Trapani, non riesce a impedire che il pallone finisca oltre la linea dell'out, anzi della linea di fondo. Quarto calcio d'angolo per il Ravagnese, altrettanto ne ha battuto il merito nel primo tempo. Dunque in perfetta parità il computo dei calci d'angoli, non quello del risultato, 2-1 per il Ravagnese. Ottavo del primo tempo, Ioculano, 19esimo Fasci, 45esimo Zaccone, palla che si impenna e finisce nel campo delle fave. L'arbitro invoca l'arrivo di un pallone, eccolo, e c'è la prima sostituzione della partita, esce la Tella ed entra Focà, figlio d'arte. Uno Spitfire su cui punta molto il merito. Cerca di andarsene Inga, ingrana il turbo Inga, viene affrontato Buona. Merito deciso a rimontare, cambio, il merito ha effettuato dunque la prima sostituzione, si gioca in un pomeriggio di pioggia, c'è un cartellino giallo, questa volta è estratto al un giocatore del Melito, potrebbe essere Ali ammonito, 2-1, manovra la formazione ospite, una sberla dai 20 metri dal mezzo sinistro Gotta, che ha sfiorato l'incrocio dei pali.
questo è il momento del pit stop e il cambio delle gomme, quindi Michelin in zona Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop, Firestone, Kleber. Ravagnese che quando può affonda i colpi nel tentativo di addormentare la partita. 2-1 per Ravagnese. Ribolle l'ira dei meletesi come il magma sotto i campi Flegrei a Pozzuoli. Giocatori che Spitfire, Mosquitos, che fremono come scalpitano come i lapilli e il magma nella valle del Bove, o come i Mustang nel Corral. C'è il pressing di Superman e il forcing dell'uomo ragno. Serve un blitz di Capitan America o di Spider-Man, se non la forza dell'incredibile Brutus in lotta con Braccio di Ferro. Ravagnese in avanti, si smarca e riceve Lombardo, palla per Sasar Rappocciolo. Cincischiano i due, ma incredibilmente Rappocciolo fallisce il gol del KO solo davanti al portiere, con una porta di 7 metri spalancata. Non è riuscito a mettere il pallone in fondo al sacco. Ha avuto 2-3 palle gol in tutta la partita Sasar Rappocciolo, ma non ha avuto la consueta brillantezza delle altre partite. Lucidità per fiondare a rete. Intanto mister Ciccio Api manda in campo con il numero 15 Alati. Diciottesimo della ripresa, vai col liscio. Finisce in fondo al sacco la sberla, ma a bocce ferme. Un bel tiro di collopiede di Lombardo, che si era infilato a fil di palo alla destra del portiere, ma con il gioco fermo non si può parlare quindi nemmeno di gol annullato. 11 minuti e 30 nella ripresa, con il risultato di 2-1 a favore del Ravagnese. Un intervento falloso e c'è un cartellino giallo estratto al mezzo sinistro locale, Candido, anche capitano della formazione del merito. Sventola il secondo cartellino, altrettanti ha ricevuto la formazione ospite con Cuzzolo e Lombardo. Ali e Candido, sono questi quattro ammoniti fino a questo momento, salvo che non ci sia sfuggito qualcheduno nel primo tempo. Spedisce in pallo laterale Candido. 12 minuti nella ripresa, 2-1 per il Ravagnese, gol di Oculano all'ottavo e di Fascia al 19esimo. 2-1 siglato da Zaccone, tutti su azione manovrata, su azione corale. Una sberla dai 25 metri, scoccata dal numero 6 Lombardo,
quinto calcio d'angolo per gli ospiti che ora stanno schiacciando l'acceleratore a tavoletta nel tentativo di mettere in ghiacciaia definitivamente il risultato, che comunque arride ai colori azzurri fino a questo momento. Salva sulla linea bianca, ancora Ida. Occasionissimo ancora per il Ravagnese, Lombardo. Non può raggiungere questa volée di Capitan Candido, il nuovo entrato Foca. Calabro, opportunamente conquista una rimessa da fondo campo, e Verducci, classe 85. Cerca di mettere in movimento Foca, pallone che sfila all'altezza della panchina. Zavettieri, Mortugno, Gotta, il nuovo entrato, si smarca ma non riceve. Palla molto approssimativa di Foca. Ingaggia un duello ma provoca, non è dello stesso avviso l'arbitro, invocava la concessione di un calcio d'angolo, sarebbe stato il sesto. 5-4 il compito di calcio d'angolo a favore della Ravagnese. Intanto c'è un'altra sostituzione nelle file locali, abbandona il terreno di gioco Hamid. Momento topico dell'incontro, perfetto equilibrio, tutto può succedere. 3-1 per il Ravagnese o 2-2 del Melito. Fermo restando che il risultato possa anche permanere talis et qualis. Due sostituzioni nelle file del Melito. Sono entrati Foca e Politano. Inga insegue questo pallone che con tutta calma il portiere smista sulla destra. Lombardo. Fa buona guardia Calabro. Merito in avanti. Zaccone, palla sul destro. Entra in area Zaccone. Finta e doppia finta, tiro. Ha optato per il tiro, ma intanto c'è una sostituzione nelle file, avete sentito gli ordini di Ciccio Api, 4-4-2, e dentro il numero 14, Buonarrivo. Arrivo 17:50, 2-1 per il Ravagnese.
altra sostituzione, 2 per parte fino a questo momento, 5 a 4 gli angoli per il Ravagnese, 2 a 1 il risultato per il Ravagnese. Candido subisce fallo, e c'è un cartellino che potrebbe essere stato sventolato sotto il naso di Gotta. 3 a 2 sono dunque i cartellini. Punizione per il merito sulla linea di battuta, uno specialista, Zaccone e Inga. C'è anche Verducci in zona e con identico risultato a quello di prima, cioè palla nettamente alle stelle. Gli ordini della panchina sono stati rispettati, ha calciato Inga che ce l'ha messa tutta, ma non è stato molto fortunato. Ventesimo della ripresa, 2-1, deve uscire Giglioni sui piedi di Tripodi, lanciato a rete, e possiamo dire senza tema di essere smentiti che il migliore in campo per la squadra ospite sia stato fino a questo momento il signor Tripodi, con il numero 7 sulla schiena, un elemento da prendere con le molle. Ha seminato spesso e volentieri il panico e ha distribuito assist meravigliosi. E ora c'è un altro cartellino estratto a Zaccone. Due a uno, fioccano ora come la neve a Salt Lake i cartellini gialli. Inga, limite dell'area, parte il suo destro e sfiora il montante. Grossa occasione per il Melito che ha sfiorato il pareggio con Inga, ottimo momento, tiro, oh, illusione ottica della rete. C'era solo Inga davanti al portiere, ma Zaccone si trovava in corsa, ha tentato di gonfiare la rete e difatti ci è riuscito, solo che ha colpito l'esterno della rete. Illusione ottica del gol. 22esimo, Melito vicinissimo al pareggio che avrebbe meritato, questa è la nostra opinione, non pretendiamo che venga spacciata per verità. Ci sono due episodi del rigore, ci sono le parate del portiere, ci sono le occasioni mancate, ci sono le punizioni, i calci d'angoli e soprattutto le rimesse laterali a getto continuo. Il Ravagnese comunque ha fatto la sua parte, la sua partita, ha dominato per lunghi tratti, ha sfiorato in diverse occasioni la via della rete, e ora ha fallito la zampata giusta.
Luca, porta a spasso il pallone, finisce col perdere, punizione per il Ravagnese. Momenti importanti, momenti concitati, si discute animosamente, c'è una pioggia di palloni, l'arbitro assegna una punizione che francamente è molto opinabile, 3 contro 1. Non sfrutta il Ravagnese la superiorità numerica. Punizione per il Ravagnese. 24esimo e 40, 2-1 per il Melito, pardon, per il Ravagnese. Sesto calcio d'angolo per gli ospiti. Partita tutto sommato abbastanza interessante, comunque un match abbastanza veloce. Momento importante della partita questo. In cui tutto può succedere ancora. Purtroppo la nostra postazione microfonica non è delle più felici, causa anche i dispetti e i capricci di Giove Pluvio, che ha riversato pioggia a Catini e a Catinelle. E meno male che suo compare Eolo, il mitico re dei venti, non li abbia fatto da sponda. Settimo calcio d'angolo già battuto, a pugni chiusi Ciglione, Melito che attacca, Ravagnese che si difende. Questa volta sbaglia tutto Candido, erano in superiorità numerica 5 contro 4. Palla che termina oltre la linea laterale sinistra, e l'arbitro ferma il gioco e assegna una rimessa laterale già battuta. Palla in avanti in direzione di Inga, non concede come chiedevano i giocatori di casa un calcio piazzato, si può proseguire, manovra il Ravagnese, questo è capitano Zavettieri, in bello stile fa fuori un avversario, si trattava di Pasci, pardon, Poca. Il
un bel tiro d'esterno destro scoccato da non più di 25 metri che ha trovato però Portugno pronto alla parata. Una partita veramente, possiamo dire, a tratti effervescente, spumeggiante, un calcio champagne, un calcio con le bollicine, a stento tenuta a freno da Claudio Catalano, che comunque ha diretto con sufficiente energia fino a questo momento. A parte gli episodi da Moviola, ci sembra di poter dire, lo abbiamo ribadito anche in diverse circostanze, che il direttore di gara abbia diretto bene fino a questo momento. Poi gli episodi si possono pure stare come questo. Punizione a due. Va a chiedere spiegazioni il capitano Zavettieri. O ci dà il rigore o non chiami niente. Tempo perso, signor maestro. L'arbitro opta per il calcio a due in area. Giocatore che non si decide a chiedere la distanza, arbitro che rimane lì a sentire la richiesta che non arriva, poi finalmente qualcuno dice arbitro a distanza e allora arretra il pacchetto difensivo del Melito. Centimetro dopo centimetro è riuscito a guadagnare almeno un metro, non è d'accordo l'arbitro, fa rettificare. Si perde tempo, al Ravagnese sta bene, sta vincendo 2-1. Finalmente arriva il fischio arbitrale. Ci ha provato Sasar Rappocciolo, ha smanacciato per l'ottavo calcio d'angolo Cilione. Grappolo di uomini in area, arrivano i saltatori, parte il cross e difatti colpisce il laterale a sostegno Fortugno Alessandro, uno dei due, l'altro è Francesco. Ma con esito negativo. Se ne va Capitan Candido, si smarca e riceve, interrompe la tresca Lombardo, si lega i lacci l'arbitro, riceve Verducci, in bello stile Hamid, se ne va, offre su un piatto d'argento questo assist al centromediano avversario Cuzzola. Insegue ma senza successo Sasà, scarsamente servito oggi, si danna l'anima mister Ciccio Api. Favore restituito, impregano i giocatori di casa ma l'arbitro è irremovibile. Verducci, parte un cross verso Inga, fa fuori il suo diretto avversario, palla sul sinistro, finisce a terra, ha ricevuto una manata, non per questo l'arbitro concede il calcio piazzato, anzi.
ne approfitta per allacciarsi definitivamente le cinture, si fa per dire delle scarpette. Ha piovuto e piove abbondantemente sul terreno di gioco dello Stadio Comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. Siamo sulla costa ionica Regina, nell'ambito del campionato di seconda categoria Calabria, girone G. Girone comandato dall'Ascillese, che ha 6 punti di vantaggio sulla Bovese, terza in classifica il Ravagnese. Tutto regolare per l'arbitro. Gioco è fermo. Fasi concitate dell'incontro. Abbiamo superato da poco la mezz'ora. Risultato di 2-1 a favore del Ravagnese. Ottavo del primo tempo Ioculano, tutto nel primo tempo. 19esimo Facci, 45esimo Zaccone. C'è un lancio da centrocampo, ne esce fuori un tiro cross, palla che ha toccato Sasà, Rappocciolo, punizione per Resiste Gotta a un paio di furiosi assalti all'arma bianca. Va a chiedere scusa Verducci, si allontana Zavettieri, batte Fortugno, va al tiro una bomba da 30 metri scoccata da Lombardo. Trentacinquesimo della ripresa, 2-1 per il Ravagnese. Si smarca e riceve Zaccone, cerca di andarsene e viene mandato gamba all'aria. Vediamo se estrae niente. No, solamente si allaccia ancora una volta le cinture di sicurezza. È la quarta volta che, se non andiamo errati, si allaccia le scarpe o si riallaccia. Punizione per il Melito. ...21 giocatori nella campo avversaria. Ravagnese che si difende con i denti e con le unghie. Parte il tiro cross, palla fuori aria, contropiede, sono 3 contro 1... vediamo che succede. Grande parata di Cilione, rete. Ecco che cosa succede. Dal possibile 2-2 al 3-1. E a questo punto possiamo dire che la partita sia praticamente nel freezer. È andato il giocatore a ricevere, si tratta del numero 14. Buon arrivo. A questo punto dobbiamo fare i complimenti al Melito, che ha tentato generosamente di riequilibrare le sorti, ma non ha avuto quella lucidità, ma anche quella fortuna per poter acciuffare il pareggio che ci stava tutto.
Sasà. Attraversa a legittimare il successo, ma non è mai stato in discussione. Stava vincendo 2-0 senza quell'episodio dubbio, come i due rigori annullati al merito e un altro annullato pure al Ravagnese. Non è arrivato per la zampata Zaccone su preciso assist di Capitan Candido, un signor giocatore che ha militato anche nel campionato di Serie D, se non interregionale o campionato nazionale di dilettanti, che dir si voglia, in eccellenza in promozione e prima categoria. Grande giocatore d'esperienza, giocatore che ha scoperto il segreto dell'eterna giovinezza con le idee chiare, mobile, tecnico, insomma tutte quelle qualità che gli hanno consentito di arrivare fino a un certo gradino nella scala dei valori calcistici. 40esimo della ripresa, 3-1, questa è la successione delle reti. Nel primo tempo l'ottavo Iocolano, al 19esimo Fasci e al 45esimo Zaccone. Nella ripresa al 37esimo Bonarrigo. Il Ravagnese ha pure colpito una traversa e ha rivendicato la concessione di un calcio di rigore. Ha battuto 9 calci d'angolo. Una serie impressionante di calci piazzati e falle laterali, alcune parate miracolose da parte di Cirione, la dicono tutta sulla legittimità del successo a favore della formazione regina, che per lunghi tratti è rimasta anche padrona del campo, giostrando a suo piacimento. C'è stata poi la reazione giusta e sacrosanta e anche pericolosa da parte dei padroni di casa, che hanno tentato di rientrare in partita sul 2-1 e poi hanno sfiorato a ripetizione il pareggio. C'è un lungo lancio in avanti in direzione di Zaccone, addomestica la palla, alza la testa, serve Pocà, ancora Pocà, si incischiano i due, tiro quasi in rete, la palla ha fatto la barba al palo, shampoo, sapone, frizione e capelli, servizio completo. Il tiro era stato niente meno che scoccato da sua maestà Peppe Politano, anch'esso figlio d'arte, che ha militato in Serie D. C'è un cartellino giallo, tre minuti dice l'arbitro, tre di recupero dice, ma ancora siamo al 42esimo, salvo che non abbiamo preso un abbaglio e lucciole per lanterne. Dai Roberto, dai! Non protestare, dai, un minuto di marco, dai! Candido?
grande parata del portiere sul tiro, guarda caso, di Politano, che avrebbe potuto fare molto male. Sesto calcio d'angolo per il Melito contro i 9 battuti dal Ravagnese. Palla che spiove, non ci sono pericoli e problemi per il Ravagnese, padrone del campo e del risultato, 3-1 fino a questo momento. Abbiamo già detto tutto circa la legittimità del successo esterno del Ravagnese. C'è una traversa colpita da Sasà Rappocciolo, che avrebbe potuto e voluto mettere almeno un sigillo su questo successo esterno quanto mai prezioso, casomai si addormentasse la Scillese, per tentare di insediare la leadership della regina del campionato, appunto la Scillese, che rappresenta la perla della Costa Viola, Scilla, premiato in passato anche con 5 vele azzurre e 5 bandierine. Non c'è fortuna per gli artisti. L'artista è Salvatore Rappocciolo, Sasà per gli amici, e proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Ravagnese batte Merito 3-1, ottavo Ioculano, 19° Fasci e 45° Zaccone, tutto nel primo tempo. Nella ripresa al 37° Bonarrigo, ha diretto Claudio Catalano di Reggio Calabria. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna, a risentirci fra un quarto d'ora circa per le interviste a bordo campo. Radio Studio 95, Telebova Marina, Radio 7 Calabria, Telemento, Studio 95, Mento TV. Non c'era bisogno della profezia di Nostradamus per capire che anche oggi il Ravagnese avrebbe fatto bottino pieno, ma sul campo non è stato mica facile. Ne parliamo con il mister della formazione ospite, Francesco Api. No, sul campo non era facile, tutti pensano che le partite sono facili. Certo, venivamo qui a Melito, sappiamo che il Melito sta lottando per salvarsi, quindi vendeva cara la pelle. Noi credo il primo tempo abbiamo meritato di portarlo sul 2-1, anche se abbiamo visto tutti il gol del 2-1 al 45° del Melito, che era... Accettiamo i fuorigiochi da un metro, 30 centimetri, magari gli arbitri sono da soli, però vedere questo oggi è stata un'altra consacrazione di quello che il Ravagnese ha subito quest'anno, e non è che ci stiamo qua a lamentare degli arbitri, però poi le partite cambiano. Un conto è chiudere la partita sul 2-0 e gestisci il secondo tempo in una maniera, un conto è portare il Melito sul 2-1, è normale che... Il secondo tempo un pochettino abbiamo sofferto, la squadra ha saputo soffrire e poi alla fine abbiamo chiuso la partita sul 3-1, credo che oggi la vittoria sia meritata. Porta bene il Saverio Spinella, visto che siete al secondo successo stagionale. Sì, a me porta bene perché ho vinto anche l'anno scorso, quindi porta bene perché la struttura è bellissima, è una struttura dove permette alla squadra di giocare a calcio, quindi fa tanto. Parliamo della partita, centrocampo che ha funzionato bene, in attacco si è visto un grande numero 7, parliamo di Tripodi. Sì, oggi era la sua prima partita da titolare, quindi ha fatto bene, si è fatto trovare pronto, quindi ben per lui.
Ioculano è un grande bomber, finalmente comincia a segnare anche con continuità. Sì, si è svegliato un pochettino tardi, però alla fine sì, Ioculano, ma tutta la squadra, parliamo di Ioculano, parliamo di Rappocciolo, parliamo di una squadra che attualmente sta cercando di salire e l'obiettivo rimane quello. La difesa è rocciosa. Sì, la difesa è rocciosa, ho recuperato Cuzzola finalmente. Questa è la seconda partita consecutiva che gioca, che era da maggio dell'anno scorso, che era infortunato e l'ho recuperato. Abbiamo Fortugno, oggi c'era Bellone squalificato, la squadra... Ho anch'io le mie belle carte da pelare la domenica per vedere a chi mandare in campo la domenica. Comunque a un certo punto ha mandato in campo Bonarrigo, ha detto 4-4-2. Sì, perché ho fatto 4-4-2 perché il merito... aveva cambiato modulo, stavo soffrendo leggermente lì a centrocampo e ho cercato di cambiare qualcosa. Diceva Ujadin Boskov, partita quando arbitro fischiato, e il campionato quando finirà? Il campionato finirà il 10 aprile, mi sembra, che noi andremo a giocare a Scilla. Mi auguro di potermi disputare lo scontro diretto lì a Scilla, quindi la fiducia è quella. Poi se la Scillese sarà più forte di noi, gli stringeremo la mano e gli diamo bravi. Se l'ultima giornata vuol dire che la Scillese ha vinto qui a Medio, ha festeggiato il campionato, noi cercheremo di salire da seconda, perché ci consentirà di arrivare ai secondi e disputare la finale in casa. Attualmente abbiamo 13 punti sulla quinta, quindi ci permetterà solamente di fare la finalissima in casa. Il DG Demetrio Cozzocrea, a lui il microfono per una valutazione di questa gara. Niente, penso abbiamo fatto una buona prestazione, non era facile dopo la sconfitta dell'ultimo turno, e niente, siamo fiduciosi e andiamo avanti. Penso che c'è poco da dire sul risultato, vittoria meritata, e niente, andiamo avanti fino alla fine, alla fine tireremo le somme. Eccoci con il leggendario Domenico Tripodi, niente domande, solo il microfono a lui per una valutazione di questa partita. No, di questa partita ti posso dire che abbiamo perso, però sono contento lo stesso, perché la squadra ha giocato bene. Forse meritavamo anche qualcosa in più, perché sul 2-1 abbiamo avuto l'occasione più di una volta per segnare il gol del pareggio e poi... Siamo stati un po'... Zaccone è stato frettoloso, due volte poteva dare la palla al centro e non l'ha data, ma comunque Zaccone ha fatto una grandissima prova. E la squadra mi è piaciuta. Ti faccio presente anche che... questa è una cosa... Prima della partita si parlava con i dirigenti del Ravagnese, no? Il campionato, e loro dicono che... hanno speso all'incirca sui 40.000 euro per fare il campionato di seconda categoria, all'incirca, e noi invece di contro abbiamo speso 4.000 euro e ce la siamo giocata alla pari. Abbiamo giocato, noi abbiamo avuto un'annata disgraziata, un'annata sfortunata, un'annata dove abbiamo perso tante pezze per strada e dove non li abbiamo sostituiti, quindi oggi eravamo con 7 fuori quota in campo. Quindi loro ne avevano soltanto 2, questa te la dice lunga, voglio dire, sulla... Poi logicamente l'esperienza ha prevalso, hanno vinto loro, hanno meritato di vincere, ma noi non siamo stati inferiori. Il merito ha rivendicato la concessione di 2 calci di rigore. Sì, loro forse hanno protestato sul gol che abbiamo segnato noi, forse dicevano che era fuori gioco, non lo so, può darsi pure, però diciamo che poco prima c'era stato un calcio di rigore, secondo me, netto per noi, che non ci è stato concesso, quindi le cose si sono un po' compensate. Se fuori gioco è stato il, perché dalla nostra postazione poi lo rivedremo, però tutto sommato dico che una buona prova ci lascia ben sperare per il futuro. Abbiamo altre partite difficili, però dopo la prova di oggi possiamo affrontare a viso aperto chiunque e qualsiasi avversario, perché siamo in grado di giocarcela con tutti.